qua. Allora, come vi ho promesso, vi avrei portato Kenny Guerriero, mandandovi a raccontare la trama. Queste però non le sto traendo da un foglio, perché io Kenny Guerriero me lo sono visto da testa a piedi, sia la vecchia serie che la nuova serie. Dico nuova serie perché ci sono 5 film della nuova serie, che sono partiti dal 2006 fino al 2010. Quindi pensate un poco. E onestamente l'ho studiato a fondo Kenny Guerriero, io perché alla fine ho visto solo l'anime, ma non ho letto il manga, perché, come dire, il manga di Kenny Guerriero è difficile da reperire, quindi o andare su internet, su Amazon, a comprarlo, o a meno che non hai qualche mercato nero di manga che ti fornisce tutti i manga che vuoi, altrimenti lo comprate dal deep web, che vi devo dire. Oppure direttamente andate in una cartoleria, se avete fortuna lo trovate. Allora, prima di cominciare col video, ho comprato due nuovi Diabolik. Abbiamo Diabolik Traffico d'Armi e Diabolik Cappio alla Gola. 2,50 € l'uno, li ho comprati insieme, 5 €. Come al solito, una volta letti li andrò a recensire sul canale. Ma comunque adesso non ci interessano. Che per ora ancora non legge nessun manga, tra quelli là che vi ho mostrato l'ultima volta. Gli altri che avevo la stessa cosa, ancora li devo leggere, quindi pensate un po' a difficoltà perché la scuola guida non riesce mai a trovare il tempo. Vabbè, ma comunque fa niente. Chi ha pazienza sa come muoversi. Quindi, senza più indugi, incominciamo. Allora, come voi sapete, Kenny Guerriero è un anime molto vecchio, alcuni ci sono cresciuti con Ken, io purtroppo sono nato in 99, quindi non ci sono cresciuto con Ken, e l'ho scoperto all'età di 11 anni. Vidi il primo episodio su K2, mi ricordo ancora, alla sera, mi innamorai subito, infatti lo andai a cercare su internet, però all'epoca, come dire, non si trovavano siti streaming come MOA. Se dovevi cercare qualcosa, dovevi prima schiattare o andare sui siti a pagamento oppure te lo scaricavi in maniera illegale usando BitTorrent. Ah, boh, comunque, Kenny Guerriero è un personaggio protagonista di questa serie che comunque tutta la trama gira intorno a lui. In qualsiasi puntata si vede lui che affronta mostri, li ammazza, li uccide, perché questi mostri sono nati da esplosioni atomiche che hanno infettato tutto il mondo. Ovviamente, come si sa, inverno nucleare, si prosciugano i mari, le terre. Appunto, la frase iniziale, proprio il primo episodio, durante la sigla, si apre con questa frase che sto per pronunciare. Durante il XX secolo, la Terra fu distrutta da una nuova guerra, che provocò una reazione a catena che portò tutta l'umanità ad estinguersi. I mari si prosciugarono, la terra si squarciò, ormai ogni cosa sembrava distrutta sulla terra. Ma non fu così, la razza umana sopravvisse. E in questo nuovo mondo, dove la violenza adesso è padrone, ci sta un salvatore. E tutti questi popoli aspettavano l'arrivo di questo salvatore. Chi può mai essere? Kenshiro, ovviamente. Che è il leader, ora il leader, è successore leader, come lo chiamate voi, della Divina Scuola di Hokuto. All'inizio doveva essere Toki, ma poi è passato a lui. Comunque, la storia all'inizio al primo episodio tratta che il primo successore, dopo 300 anni, decide di adottare tre figli perché lui non ebbe figli dalla propria moglie. Il nome della moglie non viene menzionato, non mi ricordo pure il padre, però adotta tre figli: Raul, Toki e Ken. E sono passati 30 anni. Adesso, appunto, Ken ha 30 anni e i tre fratelli hanno preso strade diverse. Ken, come sappiamo, è il protagonista e diventa il successore della Divina Scuola di Hokuto. Poi abbiamo Raul, che
diventa il dominatore, è anche chiamato il dominatore dei cieli, che utilizza l'Hokuto Shinken, che fosse la tecnica di combattimento della Divina Scuola di Hokuto, per creare il terrore. Poi abbiamo Toki, che utilizza le ultime forze dell'Hokuto Shinken per curare i più deboli dalle intossicazioni del nucleare. E adesso vi manderò due immagini che sono molto differenti tra loro, con Raul, poi con Toki e poi con Ken. Quindi cominciamo prima con quelle di Raul. Quelle di Raul hanno, diciamo, la bellezza che una è risalita al 2006 e un'altra è del 1983, perché l'anime di Ken fu adottato a livello animato tra il 1983 e il 1988. Il manga è composto da 27 volumi e ci sono state anche degli spin-off, che mo non ricordo il nome, purtroppo gli spin-off online si trovano, però come dire, la lingua è italiana, però è un fan-made, non mi piace onestamente, preferisco leggere quelli originali a livello cartaceo. Sull'applicazione manga 2.0 ho trovato Kamen Guerriero, però mancano due capitoli, mi dispiace un botto, vabbè, ma fa niente. Comunque vediamo le immagini di Raul. Qua non avete visto quella sia moderno con il casco e l'altra vecchia che lui sta con le braccia incrociate. Adesso andiamo con quelle di Toki. Ok, l'avete vista. Toki è il fratello, diciamo, il secondo fratello maggiore dopo Raul ed è il buono tra i fratelli, diciamo così, oltre a Ken, che è quello che è pacifista, non vuole mai combattere. Se si combatte contro lui, come dire, usa una tecnica molto veloce. Purtroppo lui si è esposto a questi raggi gamma. Non è che si trasforma in Hulk, però, scusatemi. Solamente che ha il cancro. Quindi nel giro di 3 mesi dovrebbe morire. Infatti muore nel film chiamato Ken il guerriero, la leggenda di Toki. E in questo film Toki muore dopo aver affrontato Kenshiro, lui però muore per cause naturali e Ken ovviamente gli piange addosso nella morte del fratello e come ricordo ha soltanto la sua corona. Adesso passiamo a Ken. Mi hanno due immagini, anche se però l'avete visto la MV, ma non fa niente. Almeno per chi non l'ha visto si fa già un'idea. Visto, vabbè, quello è Ken. Su Ken già abbiamo parlato abbastanza. Adesso parliamo di Raul. Allora, Raul, come ho già detto, è il fratello maggiore rispetto agli altri due, ovvero a Toki e a Ken. Ed è il dominatore di questa landa desolata che oltre a essere chiamato dominatore del terrore, dominatore ed è anche chiamato dominatore dei cieli. Adesso rimangono solo due fratelli dopo la morte di Toki, ovvero Raul e Kenshiro. Nel film chiamato Ken il guerriero, la leggenda di Raul, si vedono i due fratelli affrontarsi all'ultimo sangue per trovare Giulia, che è diventata l'ultima comandante della Stella di Nanto. Ora però cosa succede? Raul viene a sapere riguardo questo fatto che Giulia è l'ultimo comandante della Stella di Nanto, va nella città e la vuole rapire. In questa città si incontra con Ken. Si affrontano nel palazzo. Però Ken è preparato e Raul, come dire, cerca di contrastare Ken nel miglior modo possibile, però non ce la fa perché Ken
ha imparato la trasmigrazione dell'anima, ovvero una tecnica molto potente ed è il top del top delle tecniche dell'Hokuto Shinken. Questa tecnica non viene né insegnata, si può solamente apprendere se qualcuno ha sofferto. Ken ha sofferto dopo che ha visto che Giulia gli è stata rapita per 2 volte, gli è morto il fratello Toki. Poi, per tutti gli avversari che si sono accumulate, le ferite, ovviamente i danni riportati da ogni combattimento che si faceva male, e il sangue, il dolore, e comunque si vedono questi occhi ricolmi d'odio, di rabbia, e quest'arma la trasforma in forza, e questa trasmigrazione d'anima che fa? Fa smaterializzare il suo corpo nel nulla. Appunto, la trasmigrazione dell'anima è fondata proprio su questo, su quest'arma di combattimento chiamata il nulla, che secondo il padre di Ken, il padre adottivo di Ken, è l'arma più potente che ci sta. E comunque i due si affrontano all'inizio. Paul subisce numerosi danni ma non muore. Verso la fine del film si vede che Raul padroneggia anch'esso la trasmigrazione dell'anima ed è pronto ad affrontare Ken a sguardo aperto. I due se ne danno santa ragione, ma ovviamente chi vince? Ken. Perché Raul riceve un cazzotto in petto da Ken, ma di quelli potenti. Purtroppo non vi posso far vedere come avviene la dinamica del combattimento perché altrimenti mi danno il copyright, quindi voglio evitare. Ragazzi, questo è tutto quello che ho da dire riguardo a Ken, perché ci sarebbero anche altri personaggi, però ci vuole molto molto tempo per una serie di video. Io adesso ne faccio uno, faccio il succo e non se ne parla più. Infatti video di 12 minuti e noi ci vediamo direttamente domani con un altro video. Ciao ragazzi.